Il mio tema è cercato di fare un'analisi del rapporto tra politica e società civile. Le due imponenti manifestazioni che Andrea e Enzo hanno ricordato, di Roma e Torino, organizzato attraverso i social network da un comitato di donne, hanno dimostrato che intorno ai problemi come la TAV a Torino e con 30.000 in piazza e l'inefficienza della gestione di Roma da parte del sindaco Raggi del Fuoco, dove si sono radunate 10.000 persone davanti al comune, e le tante altre manifestazioni che ci sono state in giro per l'Italia, le persone si mobilitano e esprimono il loro dissenso su problemi concreti. Apro una parentesi, ho trovato assai offensivo chiamare queste signore, tutte delle professioniste, delle madamine. Allora, siamo sempre da capo che quando le donne organizzano qualcosa sono delle madamine, ma trovo veramente inaudito. Oggi gli italiani reagiscono di fronte ai problemi reali che vorrebbero vedere presi in considerazione e risolti da coloro che hanno responsabilità politica. La corruzione accompagna la vita pubblica e la giustizia è lenta, la burocrazia è asfissiante, il lavoro scarseggia, tutto ciò genera rabbia, scontento e spinge anche i giovani a emigrare e le aziende a traslocarsi. All'estero il paese ne esce indebolito e è cresciuta in questi anni la frustrazione nei confronti dei partiti tradizionali che non hanno visto arrivare l'onda del disagio e della trasformazione della società. Non hanno tenuto conto, questo Andrea l'ha ricordato dando degli esempi anche molto concreti dal suo osservatorio privilegiato, non hanno tenuto conto della rivolta del ceto medio in pomeriggio a dover far fronte a tasse sempre più numerose e oppressive. D'ora in poi si deve tenere presente di nuovo popolare. La politica non può essere lontana dalla gente, come troppo spesso si sente dire, deve saper interpretare i bisogni concreti e gli umori che sono ormai a portata di mano grazie a internet, ai social network. Lo scontento non è più ideologico, è diventato reale. Visto il risultato delle elezioni del 4 marzo, mi sembra chiaro che molti elettori del PD non hanno o votato o hanno votato altro. Le divisioni dei partiti hanno sempre portato a perdere consensi e anche questa volta si è confermata questa regola. Se molti italiani ci hanno visti lontani, e perché spesso lo siamo stati, ma per accorciare le distanze e tornare a vincere non serve una cattiva imitazione del modello nazional populista. Alla larga, scrive Paolo Gentiloni nel suo bellissimo libro. Infatti, oggi, dopo 5 mesi di governo, il Movimento 5 Stelle e il nome di un albergo, un po' definito Sgarbi, siamo governati da un albergo, nato come l'alfiere del cambiamento e dell'onestà, nato come l'alfiere del cambiamento e dell'onestà, sembra in discesa nei sondaggi e come scrive Marco Damiano sull'Espresso, non si vedono leader né intelligenze, sta diventando sempre più il partito del condono, del fasullo elevato a cultura politica che scarica le colpe su altri per non fare i conti con se stessi. Il caso Di Maio insegna. E anche il partito del no e basta. Con il no non si governa,
Per governare bisogna scegliere e costruire un futuro per il paese risolvendo le questioni che rendono la vita difficile ai cittadini. Con queste premesse diventa urgente un partito democratico in grado di riprendere i voti dispersi, ponendo attenzione alle istanze della società civile con un programma e delle risposte su come intende trovare soluzioni per i problemi e metterli in pratica. Si sta facendo davvero importante il problema dell'inquinamento ambientale e della salute di coloro che vivono in zone fortemente alterate da agenti velenosi. L'immondizia che invade strade, fiumi, laghi e non viene smaltita in modo corretto. Sostanze velenose vengono sepolte inquinando le falde acquifere e bruciate avvelenando l'aria. Occorre affrontare i problemi del territorio, visto anche i mutamenti climatici. La disoccupazione e la chiusura di aziende, con migliaia di persone che da un giorno all'altro si trovano senza lavoro, sta diventando una piaga sociale negli ultimi anni non di poco conto. E' anche in corso una profonda trasformazione nell'industria più tecnologica, che non trova personale con adeguata formazione da assumere, e questo succede nel nord ma anche nel sud. C'è un numero elevato di persone sulla soglia della povertà perché hanno perso il lavoro, non riescono a trovare un altro e non hanno maturato l'età della pensione. Ci vorrebbero dei seri provvedimenti per incoraggiare nuove opportunità. Il governo di centro-sinistra aveva messo in campo varie iniziative importanti di sgravi fiscali per le aziende che era aumentata la disoccupazione. Oggi i dati ISTAT ci danno di nuovo un aumento della disoccupazione. Ma forse, negli ultimi mesi, non è stato in grado di comunicare alle persone attraverso il social network il lavoro che stava facendo e con quali risultati. Non è con una politica di assistenzialismo che si rilancia l'occupazione, ma con la creazione di posti di lavoro. La politica oggi è chiamata a governare i problemi reali, con competenza. Questo è quello che sempre più chiede il cittadino in difficoltà. Tra l'immobilismo dei 5 Stelle e il movimento perpetuo della Lega di Salvini, che ha l'interesse opposto per accrescere consenso, potere e autorevolezza con un certo successo visibile nei sondaggi, ma un serio progetto per rilanciare il paese e risolvere i problemi che rimangono in un pericoloso limbo con questo governo. Il problema degli immigrati diventa tra poco grave di nuovo. Aumenteranno i clandestini nel nostro paese perché non verranno rinnovati i permessi di soggiorno e sfuggiranno a ogni controllo. Cosa succederà a questa popolazione senza permessi, occupazione, alloggio in mano alla malavita e caporalati? Dovrà pure trovare modo di vivere decorosamente prima di diventare una piaga trasformandosi in delinquenti, spacciatori, trafficanti di esseri umani per procurarsi il cibo, come già sta succedendo. Il numero dei clandestini con le leggi di questo governo cresceranno e il disagio aumenterà. Giocare sulla paura, come ama fare la Lega, non è una soluzione. C'è molto da fare e costruire per un partito democratico che deve tendere l'orecchio all'ascolto del paese. Come dice Scalfari, occorre rilanciare con partito e movimenti la democrazia. Il liberalismo, la sinistra democratica con grande forza e coraggio, tenendo d'occhio gli obiettivi che riguardano l'economia, la socialità, la cultura e la ricerca. Questo governo, nella finanziaria in corso d'opera, ha invece tagliato i fondi per la scuola, l'università, la ricerca e la cultura. Apro una parentesi, l'episodio che ha raccontato Andrea Notizia sulla RAI era capricciante,
perché dimostra la spudoratezza della menzogna. Cioè, questi hanno mentito sul risultato dei voti in commissione. E questo è un fatto gravissimo. E se questo principio della menzogna è del far come mi pare, al di là delle leggi, al di là dei regolamenti, al di là di qualsiasi cosa, va avanti, credo che alla fine creerà un serissimo problema alla democrazia del nostro paese, perché distruggeranno i gangli della democrazia proprio. Speriamo di fermarli in tempo. Ma l'integrazione degli immigrati avviene principalmente attraverso la scuola. E certamente l'attuazione di progetti indirizzati all'innovazione portano occupazione, attraverso la conoscenza anche della lingua italiana. E infine, una riflessione va fatta sul paese, che da anni perde oltre 150.000 giovani all'anno, che vanno all'estero a studiare e a lavorare, perché in Italia non tocca una strada decorosa, partendo e non ritornando. La nostra futura classe dirigente è ormai altrove, e questo è un impoverimento per il nostro paese. È anche sintomo di un forte malessere tra i giovani, che va fino alla fascia d'età tra i 30 e i 34 anni, che ha visto un aumento di risparmio del 54,7% negli ultimi anni. Gli ultimi dati, gli italiani che espatriano sono aumentati del 64%, e i residenti all'estero, iscritti, e più quelli che non lo sono, non sappiamo quanti sono, ma quelli iscritti hanno raggiunto oltre 5 milioni di persone. Sempre più pensionati con una pensione media vanno a vivere all'estero, prendendo la residenza in Portogallo, nei Canari, nei paesi dell'est, perché in quei paesi le tasse sono molto più basse, mentre da noi si pagano tasse troppo risorse. Forse sarebbe il caso di pensare a pianificare la possibilità di creare delle opportunità per far rientrare almeno alcune centinaia di giovani e meno giovani ogni anno. Nonostante Brexit, gli ospedali inglesi reclutano il personale infermieristico specializzato in Italia. Sembrerebbe una cosa assurda, ma è vero. In molti ospedali ormai, in Inghilterra, si parla italiano. In conclusione, mi sembra indispensabile recuperare il rapporto con il cittadino, anche con una presenza sul territorio, ascoltando il mormorio del malcontento e prospettando soluzioni possibili e realizzabili e non promesse vaghe. La politica non ha una morale, ha un'etica e dei valori che vanno rispettati insieme alle leggi e alla Costituzione. Costruire un futuro al passo con i tempi, tenendo conto dei problemi causati anche dalla globalizzazione, deve essere fra gli obiettivi di un partito democratico riformista. Grazie anche per la lucidità dell'analisi e per la riflessione in un ambiente più vasto di quello che riguarda solo una visione strettamente nazionale. Allora i lavori li sospendiamo adesso qui, riprenderemo puntualmente alle ore 15 per gli ospiti che vengono da fuori e per coloro i quali lo desiderano c'è una colazione libera in un ristorante di vicino, naturalmente come ovvio ognuno paga per sé, e alle 15 riprendiamo puntualmente, ci sono gli interventi di Sandro Gozzi, Luigi Zanta e poi anche quello di Paolo Gentiloni. Grazie, a tutti.